Radio Radicale, siamo col senatore Antonio Misiani, ex viceministro dell'economia, per parlare con lui diciamo, di come si rischia di vanificare la ripresa che era in corso. Allora, oggi la presidente della BCE, Lagarde, ha detto a sorpresa che oltre a verificare gli effetti dell'inflazione, quest'anno i tassi potrebbero già risalire. Allora, a che cosa ci espone questa decisione che noi siamo in qualche modo costretti a prendere sull'onda di quello che fa la Fed? Un possibile rialzo dei tassi di interesse naturalmente è una cattiva notizia sia per lo Stato che per le famiglie. Per lo Stato, visto l'enorme debito pubblico che pesa sull'economia italiana, oltre il 150% del PIL, per le famiglie che hanno mutui a tasso variabile perché rischiano di aumentare i tassi di interesse di questi prestiti per le famiglie e per le imprese. Naturalmente il punto è l'enorme aumento dell'inflazione, che in Italia è arrivata vicino al 5%, nel resto d'Europa a livelli persino superiori. Se questa fiammata inflazionistica si ridurrà nei prossimi mesi, io credo che il rischio paventato dalla Presidente Lagarde possa essere scongiurata. Altrimenti temo che sia inevitabile un aumento dei tassi per raffreddare una fiammata inflazionistica che altrimenti rischia di ridurre il potere d'acquisto dei salari, degli stipendi e delle pensioni. Senta, volevo sapere se la preoccupa l'incremento dello spread che è tornato ai livelli dell'inizio dello scorso anno. Allora, che cosa ci deve preoccupare di questo tipo di rialzo e a che cosa ci espone? Lo rialzo dello spread è legato in parte ad un'incertezza politica che per fortuna è venuta meno con la rielezione del presidente Mattarella e la conferma della coppia Mattarella-Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi. Però è evidente che in un paese come l'Italia, con un debito pubblico oltre il 150% del PIL, il tema dell'equilibrio dei conti pubblici è un tema importante dal punto di vista dei mercati finanziari internazionali. Il governo ha costruito una legge di bilancio che ridurrà il peso del debito pubblico nel 2022. Naturalmente molto dipende anche da come andrà l'economia, se il tasso di crescita rimarrà quello previsto a settembre oppure se si posizionerà su livelli inferiori. E quindi il tema è trovare come politica economica un punto di equilibrio tra la necessità di salvaguardare la crescita economica, intervenendo per esempio contro il caro energia che sta penalizzando le imprese e le famiglie, ma evitando di compromettere il percorso di progressivo riequilibrio dei conti pubblici. Allora, senta, per il caro bollette è in corso un confronto su un eventuale scostamento di bilancio, perché insomma l'impegno del governo dello Stato dovrebbe essere forte. Allora, lo sostengono il Movimento 5 Stelle e viene sostenuto anche a sinistra del PD. Volevo sapere qual è la vostra posizione su questo e perché il governo, diciamo, tentenna. È giusto che certe cose vengano affidate al mercato? Ma la nostra posizione è che gli interventi attualmente previsti contro il caro energia vanno rafforzati, servono risorse per molti miliardi di euro, se si riesce a trovarle evitando di fare debito aggiuntivo, meglio, ma queste risorse vanno trovate. Ci sono strumenti alternativi che non sono stati utilizzati fino in fondo, uno lo abbiamo riconfermato anche oggi, è quello di destinare contro il caro energia tutti i proventi delle aste per le emissioni di CO2 che nel 2022 ammonteranno a parecchi miliardi di euro. Anche il tema degli extra profitti, che in parte è stato affrontato dal decreto Sostegni-Ter, è un punto su cui continuare a lavorare per recuperare ulteriori risorse da destinare alla protezione delle famiglie e delle imprese dal caro bollette. L'ultima domanda, i più maliziosi dicono che è bene che l'Italia mantenga nella crisi ucraino-russa una posizione defilata. È un tesoro il fatto che Putin abbia detto, rivolgendosi a Draghi, che diciamo che le forniture di gas non subiranno alterazioni nei confronti del nostro paese. L'Italia ha tenuto e continuerà a mantenere una posizione allineata ai nostri alleati della NATO ed è giusto e fondamentale che sia così, e questo non pregiudica il fatto che la Russia abbia riconfermato gli impegni assunti nei confronti del nostro paese. Anzi, credo
credo che l'unica strada sia la strada di una posizione ferma e determinata per evitare che le tensioni al confine tra Russia e Ucraina degenerino in un conflitto vero e proprio. Questo lo dobbiamo evitare, ma lo evitiamo mantenendo una posizione ferma e coesa a livello di Unione Europea e di NATO. Bene, grazie e ringrazio il senatore Antonio Misiani del Partito Democratico.